Il nostro obiettivo è quello che è stato già stato descritto, che ho visto anche qua arrivando a casa Milan, che ha detto il fondatore del club, questo Herbert Kilpin, che disse che noi saremo una squadra di diavoli e i nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incontreremo ai nostri avversari. Se lei non vuole parlare dell'episodio con Guardiola e De Ma che è Jong successo con nell'intervallo? Guardiola? No, ma niente, c'è stato un fallo di De Jong e poi Guardiola ha detto due parole a De Jong, niente di che. Come ha visto il fallo di De Jong su Kimmich, che è stato Vabbè, ma probabilmente. di che cazzo stiamo parlando? È un fallo di De Jong. Ma mica si gioca a calcio, mica le ballette, come hai visto il fallo? Andiamo da Alberto Pastorello. Che domande? Come hai visto fallo, come hai visto quello, come hai visto quello, perché? No, Fallo fa parte del calcio, No? Non amichevole, ma questa non è amichevole, questa è una partita dove non c'è niente di amichevole. buonasera, mister. Buonasera. Insomma, Puoi scommettere che so che domanda mi fai? no, allora fagliela tu. Vediamo. Però non cambiare la domanda adesso. No, io non la cambio. Vai. Vai. Allora, la prima è che nonostante la vittoria non mi sembra felice e se è colpa per degli ultimi minuti. Hai vinto. Era questa. Sei come il libro aperto. Le Perché fai sempre domande. domande del cazzo, fai sempre No, va bene, no, non mi sembra proprio, mi sembra la domanda invece da no, fare. appropriata però, ecco. Speravo da spettatore di non vedere il Milan capace di attuare questa tattica normalissima e direi quasi doverosa. Posso io dire una cosa? No, mi scusi. Come ho visto già seconda domanda qua, lì mi è passato la formazione, quello là, attaccare, ecco. Allora io non ho paura di confrontarmi con nessuno, no? Tantomeno con il presidente, perché da 30 anni che sta nel Milan è diventato presidente più vincente del mondo, perciò chi meglio di lui mi può spiegare cos'è Milan? Tutti e due ci piace giocare per vincere e non per non perdere. Poi io spero di aggiungere a questo qua il mio carattere, la mia personalità, la mia grinta, il mio coraggio che mi ha sempre contraddistinto. E per me è un privilegio potermi confrontare col presidente, ma è importante che il confronto rimane fra di noi due o fra di noi tre. Ecco, perciò non c'è nessun tipo di problema dal punto di vista di confrontarsi, ma deve rimanere fra di noi. È giusto, 25 milioni sono tanti. A me piace sempre dire anche che Romagnoli è un giocatore importante, ma è un giocatore giovane che con prospettive magari di essere uno dei più forti. A me piace sempre dire una frase che si dice che anche a me piacciono fragole, ma non devono costare come le ostriche, no? Perciò. Come piace a me dire, i derby non si giocano, i derby si vincono. Non c'è oggi in Italia un progetto più ambizioso e più stimolante di questo qua, perché come ho detto, Milan viene da un paio di stagioni difficili e quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Sei destinato a pensare in grande, ad essere ambizioso e ad eseguire i traguardi prestigiosi. E in campo non basta solo il nome. Il nome va protetto, difeso e portato con orgoglio. No, preso. Bene. No, non ho finito ancora. Sì. Mi hai guardato e ti ho risposto. Da adesso in poi chi non si sacrifica per 94 minuti non mette più piede in campo. Perciò non mi andate a chiedere chi e cosa è, perché loro lo sanno a chi mi riferisco. Ok? Ecco, chiaramente abbiamo visto anche noi che ce l'aveva con Balotelli, anche se non vuol far nomi. Allora, ancora, ti ho detto, non mettere i nomi, perché Balotelli, c'era Balotelli, Altri c'erano giocatori. altri due o tre giocatori, c'era Mattia, c'era Donnarumma, c'erano, perché deve essere Balotelli? E sta nel gruppo, potrebbe essere lui come non potrebbe essere, come potrebbero essere tutti gli altri. Però poco prima, davanti alla sua panchina, l'aveva Allora abbiamo ripreso. finito questo, fai un'altra domanda, perché così andiamo fino a Sta domani. Ti ho buono. risposto, ti ho risposto, no? Ma Buona posso bere avventura, questa là? sì, da parte della stampa giapponese. Andiamo prima, che l'ha prenotata lei. Subertolacci? Sì, no, scherzo. Qui meglio questo forse.
Perché questo fa schifo? No, questa è pubblicità. Ah. Questa è pubblicità. Questa alla fine ce la portiamo. No, è stato sicuramente danneggiato, è stato condizionato dall'arbitraggio. E se lo dico io che non ho mai parlato, significa che siamo a limite. Io sono bravo ma non sono scemo, perciò non voglio essere preso per sedere da nessuno. Perciò si va avanti così. Allora, puoi farlo non su Onda. Bertolacci. Bertolacci allora. Perché hai parlato con Onda? No. Allora cosa vuoi da me? Devi parlare con lui. E tornare ad avere fiducia e essere ottimisti. Perché se lei si ricorda bene, Presidente, ha detto una volta che non ha conosciuto mai un pessimista che abbia combinato qualcosa di buono nella vita, no? Perciò ho detto ai ragazzi che questa situazione sinceramente a me carica, a me mi piace stare in trincea, in battaglia, a me carica e spero che anche i miei ragazzi si caricano allo stesso modo. Mi è dispiaciuto che non ci fosse Berlusconi? Non c'era? No. Perché mi ha detto ieri che veniva, infatti gli ho detto di non sbagliare spogliatoio e di venire anche da noi. Però si vede che hai sentito che magari vincevamo, allora. Sei soddisfatto? Te l'ho detto adesso. Quindi anche gennaio potrebbe... Gennaio, chi vivo, chi morto, deve andare in Giappone, speriamo che ritorna bene, tutto. Sì. Due punti in quattro partite contro le squadre che stanno dietro di noi in classifica sono inaccettabili. E per questo chiedo scusa ai nostri tifosi. E mi prendo da tutta la responsabilità. Ho detto deciso, ma quello è già una cosa che si parlava ancora prima della partita con Lazio. Se cose non migliorano, che si portano in ritiro. E si sta in ritiro finché cose non migliorano. Se serve anche fino a fine del campionato. Siamo in ritiro, ci parliamo, ci confrontiamo. Se c'è bisogno ci prendiamo pure a cazzotti, ma la cosa deve finire. Per adesso è colpa mia e mi prendo tutta la responsabilità. E a ritiro si va per chiarire idee. Non sono uno che si esalta nella vittoria, neanche uno che sembra morto quando si perde. Cerco sempre di mantenere un equilibrio. Questo è un problema di carattere, mi dice sempre anche mia moglie, che non riesco mai a trasmettere se sono felice o sono triste. Però sono fatto così. Ma per me il panettone c'è sempre lo stesso gusto. Se non mettono sale a posto di zucchero, è sempre lo stesso gusto. Cioè, nonostante tutto quello... A parte che a me il panettone non mi piace, mi piace più salato e mi piace più bere che mangiare. Però c'è molto sale nel panettone. Che... Qual è? No, c'è molto sale nel panettone. Non lo so, non lo mangio io, non lo so com'è. So che ci sono i... Cosa ci sono dentro panettoni? Canditi, cose. Io sono di Catania, mister, che mi stai contando? Tu cioè, mangi il panettone io con i pistacchi? Arancino o panettone a pistacchi? Allora, vabbè, va bene. Come tutti gli altri allenatori del mondo sono giudicato da lavoro svolto e da risultati ottenuti. Perciò se nelle prossime 7 partite, Coppa Italia o magari anche prima facciamo schifo, è giusto che primo a pagare è allenatore. Questo è sempre stato così, ho detto anche prima. Quello che diceva vecchio Trump, che ci sono due gruppi di allenatori, quelli esonerati e quelli che saranno esonerati. Soprattutto con Donnarumma, che proprio che hai lanciato tu e che ti ha rubato il punticino che avevi conquistato. Se non avessi saputo non l'avrei fatto esordire l'anno scorso. Lui è bravo, ma non c'era bisogno che mi pare rigore per dimostrarmelo. Ecco. Ma comunque sono contento per lui, per Bacca, ma anche per tutti i ragazzi, perché sono tutti bravi ragazzi. E cos'è successo con Lijic? Non si è capito, si è lamentato un dolore muscolare, lei ha detto no. Ma sta in campo, cos'è successo per capire? C'era mal di panza, perciò doveva andare da 15 minuti, doveva andare al bagno, poi a fine quando è scappato, perché sennò lo avrebbe fatto in campo, penso che non sarebbe stato un bello spettacolo. Abbiamo fatto lo stesso tutti noi in campo, ma farlo proprio in maniera... sarebbe troppo, penso. Ma c'è avuto Cagarella, che cosa ti devo spiegare? Devo fare un disegno. Mazzo, più chiaro di così. Spero di non incontrarlo più, perché ogni volta quando lo incontro gli salva. Mi ha parato due rigori, mi ha parato oggi anche. Preferisco vederlo fare queste parate quando gioca con le altre squadre, contro altre squadre, non contro di me, però... Questo è un altro esempio che nel calcio non c'è riconoscenza. Vedi?
dopo la sua espulsione ci sono stati molti cori contro di lei, l'hanno chiamata Zingaro, volevo sapere se li ha sentiti e eventualmente cosa ne pensa. Ma non li ho sentiti, ma non cambiava nulla, perché noi parliamo tanto qua in Italia del razzismo e tutto, ma razzismo non è solo bianco e nero, razzismo sono anche, ci sono altri tipi di razzismo, anche zingaro, anche serbo di merda, anche quello è razzismo, no? Però invece nessuno dice nulla, si parla di razzismo solo quando si toccano bianchi e neri, quando si toccano zingari o quando si tocca un popolo che dice una cosa e tutto è tutto normale, però questa è Italia, eh? Purtroppo questa è Italia. Però comunque quelli che mi hanno chiamato zingari possono anche venire da me, non c'è nessun problema, me lo dicono in faccia e li aspetto volentieri, non c'è nessun problema, eh. Gli dico anche dove abito, vengono là, e sono a Principi di Piemonti, vengono là, non c'è problema, me lo dicono in faccia, vediamo se c'hanno le palle anche là. Affanculo. Ieri ha provato anche un nuovo assetto, quante possibilità ci sono che possiamo giocare così domani? No, io ho provato un nuovo assetto perché soltanto per far capire chi cazzo è chi parla con i giornalisti. Quello è il problema, perché l'ho fatto apposta, perché nessuno se lo aspettava e sto indagando. E ve lo giuro, se trovo quello chi parla con i giornalisti, lo attacco io al muro, lo faccio finire di giocare. Io non cambio assetto per niente. Ho fatto solo per far capire, come non c'era nessuno, eravamo solo noi, e oggi sui giornali è uscito tutto, perciò c'è qualcuno di noi che parla, ma vi assicuro che lo trovo, ma quando lo trovo sono i cazzi amari, eh. Sono i cazzi amari, sono veramente incazzato, ma l'ho fatto apposta, cambiare tutto per vedere se esce qualcosa o non esce, come una cosa insolita, ho cercato di farlo, come tutte le volte che quando noi giochiamo, sui giornali esce la formazione, altre squadre non si capisce mai chi gioca, nostra si sa sempre tutto, c'è sempre qualcuno che parla, se qualche giocatore che parla per mezzo voto in più, guarda, non lo so che gli faccio, o chiunque altro, ma state sicuri che lo trovo chi è, che lo trovo.